penso di portarlo avanti in linea di continuità con chi mi ha preceduto, padre Pierbattista Pizzaballa. Lui è stato custode per 12 anni, ha lavorato molto per riuscire anche a far crescere il dialogo sia all'interno, diciamo, di questa realtà francescana che è internazionale, sia con le varie confessioni cristiane, sia anche con le varie fedi qui presenti, le tre fedi monoteiste, e anche ha portato avanti un impegno, direi, culturale, sociale notevole. La mia intenzione è di proseguire sulla stessa strada. Naturalmente, essendo io, come ho detto anche ieri, novizio in questa realtà, avrò bisogno inizialmente di molto ascolto, quindi di incontrare prima di tutto i frati, di conoscere loro, poi di conoscere questa realtà nella quale sono chiamato a prestare il mio servizio, e poi, ecco, credo dall'ascolto che può nascere anche una linea personale, diciamo, più matura, tenendo poi presente che noi come frati siamo abituati a condividere, e direi anche a condividere la riflessione, condividere anche le decisioni, quindi non è ciò che fa il custode di Terra Santa, non è frutto semplicemente della sua iniziativa personale, ma è frutto del condividere linee, del condividere decisioni con i propri frati, e per questo noi a luglio per 10 giorni avremo il nostro capitolo custodiale qui a Gerusalemme, e quello sarà un momento forte di confronto per capire come frati, come continuare questa missione qui in Terra Santa. Da qualche anno sono in calo i pellegrinaggi, soprattutto dall'Italia. Come si può cercare di rilanciarli? Direi che per rilanciarli è importante che i nostri anche fedeli italiani, ma anche semplicemente coloro che hanno una certa curiosità religiosa, non abbiano paura di venire in Terra Santa, perché ai pellegrini non è mai successo assolutamente niente. Io spesso a chi ha paura di venire qui dico che è molto più pericoloso andare in macchina su una qualsiasi delle nostre strade che non venire pellegrini in Terra Santa. E qui è importante venire per varie ragioni. Per un cristiano è importante venire perché qui uno incontra quello che Papa Paolo VI chiamava il quinto Evangelo, cioè i luoghi nei quali la parola di Dio si è incarnata, i luoghi nei quali Gesù è vissuto, i luoghi nei quali Gesù ha dato la vita per noi. Poi direi è molto importante anche venire qui perché è un incoraggiamento per le comunità cristiane locali, che sono tutto sommato piccole, qui siamo una minoranza. Quando i pellegrini vengono, anche i cristiani di qui si sentono incoraggiati, ed è importante, e non è un fatto da poco, anche direi dal punto di vista dell'economia della Terra Santa, cioè qui la gente, grazie ai pellegrini, può anche vivere del proprio lavoro e quindi vivere con dignità. Sappiamo benissimo in Italia cosa voglia dire soffrire per mancanza di lavoro. Ecco, allora anche il venire qui diventa un aiutare anche la popolazione locale a poter vivere del proprio lavoro. Ma la prima motivazione importante, direi, è una motivazione proprio religiosa. Qui c'è il quinto Evangelo, qui sono i luoghi dell'incarnazione della parola di Dio e della nostra salvezza.